detto sempre. E oggi vengo, vi facciamo vedere qualcosa di straordinario qui nel comune di Vigliano Biellese. Bene, siamo all'interno dell'appartamento. Dire appartamento è... non è esatto, perché qui siamo in unità abitativa che è la via di mezzo tra una villa indipendente ed un appartamento. Perché? L'appartamento, che è costituito di 125-130 metri quadrati, è composto di una bella zona giorno, tre camere da letto, di cui abbiamo la camera matrimoniale con il bagno padronale al suo interno, le altre due camere servite da un altro bagno, abbiamo un terrazzino fantastico all'esterno che tra poco vedrete e 400 metri di giardino, oltretutto con la bellezza di non essere in una casa isolata e da sola. In più abbiamo 45-50 metri quadrati di autorimessa, dove vi stanno dentro due macchine enormi, più bici, moto, quello che avete. Siamo su un impianto termoautonomo e le spese di gestione di questo immobile sono veramente ridotte all'osso. Di riscaldamento, questa unità, che è scaldata da una Boderus autonoma, per cui non avete nulla di condominiale, tra l'altro una caldaia a condensazione, spende da 6 a 800 euro all'anno, dipende un attimino dagli anni e dal freddo che fa. Abbiamo circa 900-1000 euro all'anno di spese condominiali, in più c'è la cantina. L'alloggio, che è dotato di serramenti con vetri doppi a taglio termico e a basso emissivo, ha le zanzariere dappertutto. Vi aggiungo una cosa, questa palazzina è stata costruita talmente bene, l'avevamo venduta noi quando abbiamo preso questo cantiere, e io ho comprato qui un'unità che tengo a reddito, perché è veramente costruita alla regola d'arte. Benissimo, avete visto che è una piccola palazzina di soli due piani. Vi abbiamo parlato dell'apparato tecnologico, venite a vedere, questa è la Boderus, è una tra le migliori caldaie ed è una caldaia a condensazione. L'alloggio, come vi abbiamo detto, è munito di un impianto d'allarme interno perimetrale ai serramenti, più ha delle barriere esterne, e sempre qui nel terrazzo abbiamo in questa zona qua collocata la sirena. Ma voi signori che vivete a Milano e che in questo periodo di Covid siete stati segregati in casa, pensate avere un'unità così? Guardate che bello questo terrazzo, ma non solo, vi abbiamo detto che l'unità ha circa 400 metri quadrati di giardino, guardate le mie spalle, che zona verde, qui potreste collocare una piscina, quello che volete, e vivere soprattutto questa casa all'esterno. Vediamo un attimino l'interno, l'apparato tecnologico di questo appartamento. Questo è il cronotermostato della Boderus. Sappiate che questa casa, da questo cronotermostato, viene comandato in ogni stanza, per cui voi potreste avere la camera da letto a 16 gradi, i bagni a 25, la zona giorno che è a 20 gradi. Abbiamo le valvole termostatiche in ogni zona, che sono comandate addirittura da una sonda esterna. In questa parte qui abbiamo invece la tecnologia che riguarda l'impianto d'allarme, per cui di qui voi, anche se siete a Honolulu finito il coronavirus, potete vedere se il vostro appartamento è allarmato in maniera corretta. Entriamo nella camera da letto matrimoniale, che è qualcosa di particolare. Al di là di questo radiatore, che è veramente costato un occhio della testa, prego camera, venga all'interno così vediamo bene la camera. Qui abbiamo una camera molto spaziosa, una camera da 4,50 x 4,50 m, ma quello che ha di particolarmente interessante è che è tutta pavimentata in legno, come in legno il bagno, che serve soltanto la camera da letto matrimoniale. Particolarità di questa camera, abbiamo visto che l'alloggio è ricco di spazi esterni, ma la camera matrimoniale è dotata di un suo terrazzino privato.
Avete visto che bella architettura che ha questo edificio, che tra l'altro è stato costruito in antisismica. Siamo veramente ai piedi delle montagne biellesi, abbiamo 400 metri di giardino che circondano l'appartamento e pensate, in periodi come questi potreste farvi un vostro orto dove avete qualche cosa di estremamente sano che avete veramente curato voi. 400 metri di giardino, 125-130 metri d'appartamento. Adesso andiamo a vedere cos'è la parte cantinata e l'autorimessa. Siamo nel piano cantinato, una cosa importantissima: il condominio è privo di barriere architettoniche e abbiamo addirittura un ascensore che serve il piano cantinato. Benissimo, come abbiamo già detto prima, vedete che la struttura è priva di barriere architettoniche. Questa è l'area di manovra per il garage, è un'area che è chiusa ed è da un cancello automatico e venite a vedere la capienza di questa autorimessa. Qui ci stanno comode due macchine, abbiamo addirittura gli attacchi dell'acqua, per cui se volete collocare qui una lavatrice lo potete fare. Due macchine grandissime, più biciclette, moto, avete la barca, avete il gommone, dovete avere tutto quello che volete venire a vivere a Vienna. Adesso vi diremo il prezzo. Avete visto il panorama? Quello che si vede là è il castello di Zumaglia, quello appena sotto è Villa Malpenga e la montagna che vedete dietro è il Monte Bo. Come vi dicevamo, siamo ai piedi veramente delle nostre Alpi biellesi. La richiesta, quanto vendiamo un'unità che, credeteci, non dovete far nulla se non portare i vostri mobili, la vendiamo per soli 145.000 euro. Abita gente in movimento, biellese territorio straordinario, il coronavirus sarà il là che farà veramente portare nel nostro biellese, che è qualcosa di straordinario, molte famiglie che verranno a vivere da fuori. Buona giornata!